Io sono il riformatore del Paese, questo è il mandato che ho avuto dagli italiani. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rientrato da poco da New York, fuori da Palazzo Chigi, annuncia alla stampa la buona notizia. Ci sono i 23 miliardi di euro che permetteranno di non toccare l'IVA. Le rassicurazioni relative all'IVA cadono su uno dei nodi principali che vedono l'opposizione in grande fermento, proprio quando il Consiglio dei Ministri deve discutere la nota d'aggiornamento al DEF che anticipa la manovra di bilancio. Il Premier ha subito precisato la prima buona notizia, ovvero la sterilizzazione dell'IVA. I 23 miliardi ci sono, manca qualche copertura, ma si sta completando il lavoro. A me piacerebbe, e stiamo lavorando per portare per esempio a beneficio di tutti gli italiani le bollette dal 10% di IVA al 5%. Mi piace che le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, latte, che adesso è al 4% all'1%. Il Premier ha però spiegato che per arrivare a tutto ciò servono altre misure. Per fare questo dobbiamo fare un piano. Io ho parlato di un patto con tutti gli italiani, con tutti i cittadini. Significa allora, per completare questo piano, dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha una carta di credito, non se lo può permettere, una carta di debito, un bancomat, a chi non ha un conto corrente in una banca, di poter accedere a questi mezzi elettronici di pagamento. Quindi a costo zero, senza provvigioni, alla portata di tutti. Allo studio un super bonus per incentivare chi paga con carte e bancomat nei settori più a rischio evasione, oltre al meccanismo del cashback mensile su tutti i pagamenti tracciabili. Il bonus potrebbe arrivare in una volta, magari a inizio anno, e per questo è stato già ribattezzato bonus Befana.